Abbiamo fatto una buona partita, potevamo chiuderla prima, ma abbiamo fatto qualche errore, però va bene, l'importante era portare a casa il punto e è andata bene così. Sì, ci aspetta adesso una settimana importante perché ci porta allo scontro al vertice che faremo qua tra noi e la Prospigno di Vacchetto Paolo. Sicuramente sarà una grande partita dove si vedranno delle buone cose da ambo le parti, lo spero. Noi cercheremo di prepararla al migliore dei modi e vediamo cosa accadrà. Oggi si sapeva che qua era una trasferta molto, molto ostica. Siamo riusciti a giocare bene all'inizio qualche gioco, poi ci siamo un po' persi. La partita è andata via un po' velocemente. Quello che c'è da prendere di buono forse è solo la seconda parte della partita. La seconda parte siamo riusciti a entrarci bene sul pallone, a fare del buon gioco e niente. Congratulazioni agli avversari che sono sempre forti, un campo veramente difficile qua. E noi dobbiamo migliorare, continuare a allenarci per migliorare, anche perché andare avanti così senza un gioco non va bene.